Estate, sole, caldo, dalle barche, dal rumore dei gabbiani possiamo quasi capire dove siamo. Siamo in Romagna, terra di motori, di vivere divertimento, ma anche di tanta pesca. Oggi nuova avventura di pesca. Sono accompagnato da due amici, Ivan Faidi, collaboratore nostro dell'azienda col marchio Trabucco, esperto conoscitore della costa adriatica, e Roberto. Roberto, un pescatore, quindi un uomo di mare, un uomo che vive il mare, per noi fondamentale per conoscere i spot di pesca. Con loro, assieme a loro, oggi vivremo la nostra avventura di pesca nel mare Adriatico. Con loro capiamo che cosa andiamo a insidiare. Quindi, Ivan e Roberto, due minuti di cosa peschiamo oggi e di cosa andiamo a cercare nel mare Adriatico, quindi il mare di tutti. Ok Marco, andremo qui vicino ai nostri impianti di mitilocultura. È una zona molto popolata sia di sgombri, sugherelli, palamite, e oggi proviamo a fare vedere ai nostri amici la pesca che si fa abitualmente qui. Noi peschiamo slow fish, piccoli artificiali, e faremo una bella pasturazione, un bel brumeggio, e vedrete che stamattina faremo piegare abbondantemente queste canne. Una pesca quindi per tutti, quindi un pesce bello, semplice, simpatico anche da poterlo degustare, quindi una pesca che tutti possono fare utilizzando dei piccoli artificiali di metallo. Quindi con loro partiamo per la nostra avventura di pesca. Destinazione di pesca. Se andiamo vicino a una foce del fiume Rubicone, a 1,5 miglia dalla costa, è un punto particolare perché lì i pesci si raduna in quanto si comprano acqua dolce e acqua salata, quindi un punto eccezionale sia per fare la pesca che faremo stamattina, ma quando cominciano ad entrare i predatori, Serra, Lecce... Quindi probabilmente una confluenza di acqua, arriva pesce e foraggio, e quindi a sua volta quello che sono i predatori, certo. Ok. Qua al limite del vivaio e siamo fuori dalle boe che indicano il limite. È l'impianto di mitilocultura dove tutti i pescatori vengono a divertirsi, una zona carichissima di pesce, e ecco, siamo già in pesca, prima mangiata, eccolo, piccolo sugherello, l'abbiamo pescato con un ghibi, l'abbiamo perso, ma lo spot non sta tradendo le aspettative, eh? Quindi Marco, la sfida comincia, Questo viene anche chiamato pesce povero, ma tutti questi pesci, sugherelli, sgombri, lanzardi, sono pesci ricchi di vitamine, quindi consigliate anche nelle diete, e divertenti. È un pesce e una pesca veramente per tutti. Qui stiamo pescando su circa 9 metri d'acqua, siamo vicini al vivaio, è ricchissimo di pesce, abbiamo un sacco di toccate ma non riusciamo a selezionarlo ancora, andiamo. I pesci che abbiamo visto in questo momento sono sugherelli, sugherelli che hanno una bocca molto tenera, un pesce bello, divertente, ci sono alcuni pezzi anche di taglia, molti piccoli, ad esempio nelle ultime calate. La pesca si svolge in che modo? Abbastanza semplicemente, cioè con questi artificiali si fanno calare sul fondo, in base a dove l'ecoscandaglio ci segnala i pesci, si cerca di far saltare questo artificiale, che non è altro che un blocco di piombo colorato con la forma del pesciolino, all'interno del barco. In che modo stiamo pescando? Se guardate le canne che usa Ivan, che uso io, due canne similari a livello di tecnica e di modello, diverse in quello che è la loro concezione. Ivan sta pescando con la tecnica chiamata casting, dove come vedete ha gli anelli girati verso l'alto e un mulinello a tamburo rotante, nel caso suo Almax Hybrid,
Io, canna tradizionale con gli anelli girati verso l'acqua, un mulinello naturalmente dedicato al mare, in questo caso il nuovo Crius SV, una canna molto light, una canna molto piacevole per questi pesci che con queste mangiate molto veloci, molto frenetici, fanno divertire. Quindi una pesca per tutti, è abbastanza semplice una volta individuato il branco. E come ricordiamo, tenere due o tre di questi pesci è anche piacevole mangiarli. Abbiamo cambiato approccio di pesca, quindi ci siamo messi al limite estremo dell'allevamento di miticoltura. Abbiamo calato anche due sacche di pastura, queste le abbiamo appena calate, quindi uno un po' più fondo e uno un po' più alte, per cercare di raggruppare e avvicinare i pesci alla pastura e quindi di poi poterci pescare nel mezzo. Abbiamo appena iniziato questo nuovo approccio, vediamo se darà dei risultati migliori, soprattutto se ci raggruppa qualche sgombro o qualche altra specie di pesce. Bellino, quindi con un piccolo metal, altro pescetto, stessa taglio. La colpa è mia, perché hanno la bocca molto molto delicata e non uso questo, quindi prossimi li godino. Forse tira un po' di più della norma, quindi vorrei dire che è uno sgombro. Oppure un pesce attaccato di fuori. No, no, è uno sgombro. È uno sgombro attaccato di fuori. Sgombro dell'Adriatico. L'oro dell'Adriatico. Uno dei pesci più ambiti da tutti i pescatori. Si pesca nella classica pesca con la sarda, ma divertente e bellissimo anche con gli artificiali. Basta veramente poco, delle cannettine divertenti come le nostre slow pitch, piccoli artificiali e si ha queste bellissime catture. Il sugherello. Le stiamo godendo un sacco. Bello, bella taglia di sugherello, molto bello. Questi sono quelli belli, questi sono i pesci d'Italia. Bisogna stare attenti perché hanno delle spine. Bel pesce con chibi arancione. L'arancione è un colore che in queste acque sta dando tantissimo, fa veramente la grande differenza.
Bello, belli sti sugheri, eh? Belli sti sugheri? Sì. Bellissima taglia. Belle, le ultime due catture veramente interessanti, belle. Tecnica comunque alla portata di tutti, eh? Semplicissima. Su questa cattura abbiamo visto che dietro a questo pesce ce n'erano altri 4-5. Incuriositi seguono la pesca. Adesso pesce sotto taglia, lo rilasciamo. Sgombro, oh, c'è quello bello, guarda che bel pesce. Sgombro, bello. Maiullo, re dello sgombro. Ma mi sa che questa volta il paganello, no, sugarello che se n'è andato, bello bello. Vi invito di provare tutti a fare questa tecnica, che basta avere un piccolo natante, noleggiarlo, non servono barche importanti. Guardate che mangia appena cala, sia a spinning che a casting. Spinning se avete un mulinello 3500-4000, mangiano in calata, mangiano sul fondo. Quindi sono pesche veramente divertenti. Le canne che stiamo utilizzando oggi sono le Deep Fall, canna che Raptor ha presentato nella stagione scorsa per lo Slow Pitch. Pesce intanto, wow, in calata, una mangiata violentissima. Ricordiamo che questi pesci di mare, anche se magari non di taglie importanti, sono veramente divertenti e tirano, fanno divertire. Quindi questo è un piccolo sgombretto della versione di Ivan, le nuovissime 2020 sia d'ast, solo ed esclusivamente monopezzo, versione casting, come questa tecnica predilige. Hanno uno slim sottilissimo, una natura molto fitta e aderente alla canna, in modo da avere sempre un contatto con l'esca, cosa fondamentale. Inoltre Ivan l'ha abbinato con il nuovo Max Hybrid, quindi una Ferrari, chiamiamolo così, nei mulinelli per questa pesca. Quindi un attrezzo, una accoppiata veramente vincente. Di questa canna è che sembra molto molto robusta, e lo è, ma ha una flessibilità incredibile. Guardate che pesci, abbiamo cambiato il colore dell'artificiale, stesso modello, il kibi più grosso, e non hanno saputo resistere. Abbiamo cambiato canna e anche artificiale, peschiamo con una snatch, un Invictus 4500. Artificiale diverso, pesce sempre lo stesso, piccolo da rilascio. Frenesia alimentare, tutti i pesci sono sotto la barca che cacciano con una frenesia pazzesca in branco. Guardate, sgombri, uno dietro l'altro. Mangiano talmente veloci, guarda, che non si allamano. Guarda, tutti sgomberi, è entrato un branco di sgomberi. Guarda, siamo uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Adesso uno giro. Sempre con l'esca in acqua. Si è alzato un po' di vento e rientriamo in porto.
entriamo in porto perché facciamo una carrellata abbastanza veloce in modo da farvi capire che attrezzatura abbiamo utilizzato oggi. Sappiamo che la pesca spinning, come piace a noi, è colorata e non possiamo nient'altro che entrare in Romagna con la barca nel porto con i nostri colori che sventolano, come potete vedere a poppa. Quindi facciamo un po' gli sboroni. Però anche questo è la pesca spinning, quindi a noi piace farlo così e piano piano rientriamo nel porto. Vediamo velocemente cosa abbiamo utilizzato per la sessione di pesca di oggi. Canne, anche se ne abbiamo già parlato mentre eravamo in pesca, le vediamo velocemente. Quelle verdine che vedete anche dalle riprese fatte, chiamate deep folle, sono una famiglia di canne, 4 modelli spinning, 4 modelli casting, le abbiamo provati entrambi, con gramature che vanno dai 100 ai 200 grammi. Sono canne offset, montano un LK a ponte corto, a doppio ponte nella canna casting, hanno uno slim molto sensibile, uno slim molto sottile, è veramente un giocattolo avere in mano e avvertire le mangiate di questi pesci molto veloci. Alla canna da casting si adatta, ho abbonato un mulinello X-Ray 9+1 i cuscinetti, un mulinello che nasce per l'impiego in acque freshwater ma si adatta tranquillamente anche alla pesca in saltwater. Bisogna riporre attenzione nel momento che riponiamo tutta l'attrezzatura che utilizziamo durante la sessione di pesca, quindi un'abbondante sciacquata di acqua dolce fa bene a qualsiasi componente dell'attrezzatura. Inoltre abbiamo utilizzato le nuove Sea Dust appena arrivate, canne nuove del catalogo 2020 Rapture, 3 modelli, tutti e 3 esclusivamente casting come questa tecnica vuole, canne monopezzo con anelli K, veramente belle e piacevoli da pescare, casting che vanno da 150 a 200 grammi per questa nuova versione. In ultimo, abbinato alla Sea Dust, Ivan ha utilizzato il Maxis Hybrid, quindi un mulinello da casting fenomenale, ibride perché è possibile utilizzarlo sia nella pesca canne casting che a traina, quindi un mulinello veramente forte per l'impiego anche in tecniche di pesca più importanti, quindi con pesci ancora più combattivi. Naturalmente con questi pesci era un divertimento utilizzare queste canne. Cosa abbiamo utilizzato all'interno della bobina? In entrambi i mulinelli da casting la nuova treccia Neon X8 Multicolor, una treccia che cambia colore ogni 10 metri, questo è molto importante per sapere quanto filo abbiamo fuori e quanto dobbiamo pescare come riferimento con il fondo, fornito in misure da 15 a 75 libbre, una treccia morbida, resistente alla abrasione, una treccia che mi invito a provare in tutte queste pesche di profondità. Indispensabile congiunzione fluor carbon, esca, avere uno spezzone fluor carbon, due tipi di fluor carbon abbiamo utilizzato, entrambi di buona qualità, XPS fluor carbon saltuote, XPS FC403, forniti in misure che vanno da 10 a 50 di spessore, in bobine da 50 metri, indispensabile per fare il finale, quindi per rendere invisibile la nostra esca. Esche serve veramente poco per fare una sessione di pesca a pesce azzurro, quindi sgombri, sugarelli o boghe, come abbiamo visto nella giornata di oggi. Vari carrellati colori, abbiamo utilizzato i Kibi Cast e i Kibi Ganjig, vari colori e vari pesi, anche perché abbiamo visto che durante la giornata hanno mangiato in varie colonne d'acqua, molte volte erano in superficie, molte volte sul fondo, varie forme perché il Kibi Gan ha un affondamento più lineare, più veloce, e il Kibi Cast invece un affondamento più lento perché plana sull'acqua. Quindi montati con l'ancorette o con l'amo singolo, dipende che tipologia di pesca volete fare, quindi un'esca semplice, abbastanza facile da utilizzare. Abbiamo utilizzato Kibi Gan, Kibi Cast, anche gli asami, altra esca semplicissima, quindi un altro che un blocco di piombo da utilizzare, è un'esca che sicuramente oggi o nelle altre zone di pesca potrebbe rendere catture. Quindi fornite in svariati colori, svariate grammature, esca consigliata sia per la pesca in verticale come nel nostro caso di oggi, oppure anche nella pesca in velocità, se così possiamo chiamarla, per la pesca in maggioranza, quello che sono i pesci serra, gli aletterati, i tombarelli o altri predatori che girano nel sottoposto. Ultimo guadino appena arrivato in casa Raptor, un guadino gommato, quindi si asciuga in un attimo, non puzza, ideale anche per tenerlo in barca, manico in alluminio, regolabile da un semplice tasto, maniglia ergonomico in parte, quindi ideale soprattutto per la pesca sugarelli che ha una bocca molto più delicata, per evitare di perdere il pesce e assicurarsi la cattura. Naturalmente gli artificiali in questo tipologia di rete non si attaccano, quindi consigliato per la pesca spinning. In Romagna non ci mancava che una visita da scarpelline hunting e fishing. Tutto quello che abbiamo utilizzato oggi nel video di pesca in mare lo potete trovare direttamente a Savignano sul Rubicone, dove con Ivano e Ivan saranno a disposizione per ogni consiglio sull'utilizzo di esche, barche oppure come pescare le catture che abbiamo effettuato nel video di oggi.
quindi non vi rimane che se siete in Romagna passate a Scarpenelli, passate a Orvari, come noi oggi abbiamo fatto, prendiamo un caffè, vi salutiamo e torniamo a casa oppure a pesca. Bene. Ciao a tutti. Ciao.